Come un'immensa stella marina posta in mezzo all'Umbria, Perugia è una delle grandi sorprese d'Italia. Il grifo, emblema della città, è divenuto anche il blasone di un'araldica della dolcezza che ha per motto Perugina. A tenere alto quel blasone celebre nel mondo provvedono Bruno Buitoni, consigliere delegato, Aldo Spagnoli, direttore tecnico, Giovanni Faina, che dirige il settore vendite, Luigi Neri, direttore dei negozi Perugina in Italia e all'estero, Gianni Angelini, direttore artistico e della pubblicità, Enzo Bagnolini, procuratore della segreteria. Riunioni come queste servono a fare il punto delle situazioni più importanti. E il profano forse ignora quale somma di perizia e di immaginazione occorra per produrre ciò che piace di più. L'ufficio vendite lavora a farci trovare nei più lontani e diversi angoli del mondo quella certa specialità che perfezioni la nostra euforia e consoli la nostra solitudine. Più raccolto, quasi intimo, l'ufficio sviluppo, il termometro della vita. Qui si controlla l'andamento dei mercati e delle varie zone di rappresentanza. Qui le vendite trovano sempre un'equazione, un rapporto, un diagramma. L'automazione domina sovrana al centro elettrocontabile, pur senza escludere l'opera dell'uomo. Ma basta solo perforare certe schede secondo un apposito codice di numeri e di lettere, selezionare in un'altra macchina quelle schedine, convogliarle ad altri apparecchi e la contabilità di una grande, complessa azienda è in regola. Passata l'epoca delle veglie alla ricerca della lira che non torna, in un'industria di generi lieti sta bene anche questo sollievo. Abbiamo dato un'occhiata all'opera dei registi, vediamo adesso lo spettacolo. Prologo. Si convocano alcune forze elementari che presiederanno alla vicenda. Il caldo. Questa grande centrale termica non è davvero l'antro di Vulcano, ma un ambiente lucido e moderno che fornisce decine di milioni di chilocalorie al giorno. Ecco un quadro comandi chiamare i geni dell'Artide. Eccoci alle centrali del freddo, che sviluppano allora qualcosa come un milione di frigorie attraverso compressori che agiscono indipendentemente l'uno dall'altro. Tutto questo freddo serve sia per la refrigerazione dei prodotti, sia per il condizionamento dell'aria nei reparti a temperatura costante. Dalla centrale elettrica dipendono centinaia di motori con un consumo giornaliero elevatissimo. Il prologo si conclude qui nel laboratorio chimico. Questo è un confessionale della materia. La sollecita a dirci il suo bene e il suo male, dove è difettosa e dove è perfetta. È anche la centrale dell'ottimismo, perché nella materia dateci dalla natura indifferente, cerca e trova le virtù più propizie a far dolce la vita. Fra tonnellate di cacao, di mandorle e di nocciole, troviamo il personaggio numero uno, lo zucchero. Per trasformarsi ha dovuto fare società con suo cugino, il glucosio, cuocersi ad alta temperatura, scendere su questo disco girevole che lo raffredda. Gira anche la tavola impastatrice su cui due braccia meccaniche compiono il loro lavoro, abilissime e instancabili. Alla pasta sono stati aggiunti aroma e colore. La massa si individua, attraverso una tinta e un sapore riconosce il suo specifico destino. All'inizio di questa macchina cordonatrice, una pompa inietta, quando occorre, la polpa del ripieno nell'ancora molle gheriglio di caramello. Poi questo serpere, quasi smemorato di fragranza, aromi e consistenti sapori, si trasformerà in miriadi di caramelle attraverso obbligati modellatori passaggi. Tra un girotondo e una breve danza sul tappeto raffreddatore, eccole precipitarsi a scegliere ciascuna il proprio vestito. Qui, infatti, vengono a farsi belle. Tutto l'incarto delle caramelle alla Perugina è automatico. Veloci, precise, queste macchine funzionano a cellula fotoelettrica in un ritmo gioioso, in un brillio di carte variopinte. Veste e sottoveste, e per le caramelle l'abbigliamento è completo. Ma la fantasia, che già si è dispiegata nella creazione delle caramelle e nel suo incarto, non può darsi tregua. Deve trovare e rinnovare di continuo geniali e piacevoli confezioni di ogni forma. Bontà e varietà di sapori, di aromi, di colori qua dentro. Sono le confezioni di oggi per le caramelle Perugina. Domani saranno diverse, forse più belle. Il torrone è un'altra storia che avrà il suo epilogo sugli alberi di Natale.
Lo Zucchero si è alleato questa volta con un suo antico rivale, il miele, e con il rinforzo di albume e di una grandinata di mandorle. Lungo e laborioso rimescolio. Quindi la crema, densa ma tuttora fluida, viene estratta, posata in speciali forme metalliche, sul cui fondo è una falda di ostia, e pesata. In questi taglieri assumerà naturalmente la sua solidità, pur mantenendo la caratteristica friabilità del torrone meringato perugina. Il resto è intuitivo. Basta guardare la concertata cronometrica pantomima di queste donne in bianco e delle macchine attraverso le quali il torrone, tagliato nelle sue varie dimensioni, raggiungerà un altro degli automi a tutto fare che provvede alla serie di avvolgimenti necessari non solo a presentarlo degnamente, ma anche a difenderlo dall'umidità esterna. E con meticolosa rapidità si completa quella confezione che la nostra ghiottoneria distruggerà con impazienza. Uova fresche di giornata, ma non di gallina, sono uova di cioccolato che si ricoprono di zucchero ruotando in queste bastine. Bastine speciali per l'argentatura dei confetti, conseguite con fogli di purissimo argento. Nozze d'argento, molta malinconia, ma anche tanta dolcezza. Tenerelli e lenti, due tipici prodotti perugina. Teneri confetti gli uni, dai più vari e squisiti sapori. Gocce di cioccolato variamente colorate gli altri. Commestibili coriandoli per i gioiosi carnevali dei bonsai. Intermezzo artigiano. Si svolge in un angolo discreto, quasi nostalgico. Commemora il tempo in cui piaceva sui confetti la decorazione sentimentale e barocca, un po' nello stile delle vecchie cartoline illustrate. I paesi tradizionalisti, specie anglosassoni, ne richiedono ancora. Un lungo viaggio dai paesi tropicali del Sud America e dell'Africa ha condotto fin qui i semi del cacao. Adesso si precipitano in un tubo pneumatico per il loro ultimo cammino. Stazione Silos, smistamento. Passaporto, signori. Poi i piccoli emigranti vanno a fare toletta prima della grande metamorfosi. Ma non tutti passano, questa macchina sceglie solo i meritevoli. E li convoglia in una tramoggia, donde un altro tubo pneumatico li risucchia. La strada del cacao sbocca qui, in questo grande reparto, dalle strutture solenni quasi di cattedrale. Qui succedono vari fatti. Anzitutto, i grani vengono tostati e ridotti in frantumi. Sempre per via pneumatica, passano attraverso vagli successivi alla separazione della granella dalla buccia e dall'embrione. Ancora una camera ciclonica che opera un'ultima energica pulitura e quindi una specie di cura termale li priverà di ogni sostanza acida e li renderà perfettamente neutri. Li attenderanno ancora le grandi torri che abbiamo visto, ove con lavorazioni a catena si svolgono le operazioni di essiccamento. In segrete e dosate miscele scendono in questi molini che li riducono in una pasta semidensa detta liquore di cacao. La strada ora si biforca. Una conduce al cioccolato, l'altra alla polvere di cacao. Prendiamo questa. E già le presse hanno digrassato parzialmente il cacao e ora se ne estraggono le torte o pannelli destinate a diventare polvere finita. Ciò avviene sempre automaticamente nei molini e in una serie di cicloni che riducono la polvere di cacao assolutamente impalpabile. La metamorfosi è quasi completa. Una dolce compagna si aggiunge al turbinoso viaggio, la vaniglia. Il connubio avviene in fretta. Ultimo controllo del peso. Ed ecco intervenire una macchina intelligente, uno dei tanti meravigliosi automi dove il meccanismo pare che pensi come un cervello. (Susurra)
destino si è compiuto. I barbari grani venuti dai tropici sono diventati polvere extrasolubile di cacao perugina e sotto questo aspetto di benefico, attivo, aromatico nutrimento riprenderanno ancora il loro viaggio per il mondo. Intervallo. Centinaia di vassoi e terrine sono pronte nel grande salone della mensa. Tra qualche minuto 500 persone del primo turno troveranno un piatto caldo al prezzo di una sigaretta. Cucine moderne, geometriche, metalliche, dove si direbbe che l'igiene prevalga sulla gastronomia. Ma dopo tanti aromi di squisitezze privilegiate, il profumo dei cibi quotidiani ha una sua calda, realistica bontà. Buon appetito! Al bar, il cioccolato, che qui è padrone di casa, cede per qualche minuto il posto d'onore al caffè o ad altre bevande. Tanto farà subito parlare di sé. E imbocchiamo la grande strada del cioccolato. Per la preparazione dei pastoni greggi di cioccolato, la pasta cacao viene miscelata in appositi mescolatori con zucchero e quantità dosate di burro di cacao per rendere più pastosa la massa. Questa operazione avviene in modo del tutto automatico. Vediamo la speciale macchina e di altri ingredienti, il cioccolato già si diversifica nelle sue fondamentali qualità e noi sappiamo già dove rivolgere la nostra predilezione. Un accuratissimo processo di raffinazione mediante speciali macchine a cilindri trasforma la massa grezza in una pasta finissima ed assicura l'amalgama perfetto degli elementi che la compongono. Questa freccia ci parla di concaggio. Nel caso particolare è un sistema rapidissimo per determinare le caratteristiche fisiche e chimiche del cioccolato. Si tratta di far assumere al cioccolato la caratteristica di fondente, e a ciò provvedono queste imponenti e capaci attrezzature, dette appunto conche, nelle quali il cioccolato è sottoposto a un prolungato rimescolamento ad alte temperature. A seconda dei tipi, il cioccolato rimane nelle conche per un vario periodo di tempo. Infine viene raccolto in capaci silos e tenuto sempre in movimento. Dai silos, passando per le macchine temperatrici, il cioccolato, sempre allo stato fluido, incontra nel suo cammino il reparto modellaggio. Con questo modernissimo complesso di macchine, il cioccolato viene modellato, prende cioè la sua forma definitiva. Tappa obbligatoria perché il cioccolato maturi il suo destino di cioccolatino, di tavoletta, di ingenue e poetiche figurazioni infantili. Mentre i diversi e numerosi canali di modellaggio sono al lavoro, la temperatura deve mantenere una media costante affinché la lavorazione avvenga in maniera perfetta. Tra sussulti e scossoni, perché la pasta si distenda uniforme e non si formino bollicine d'aria, gli stampi sembrano danzare in un presagio di festa. E tutto finisce nella quiete gelida dei refrigeratori. Usciranno a climi più temperati. È il momento dell'investitura. E come gli antichi cavalieri, vengono anch'essi licenziati con una solenne e sbrigativa scopola.
mistero in piena luce. Qui si fabbricano le anime. Si tratta più semplicemente di preparare i centri per i cioccolatini ripieni. Ci sono matrici delle varie anime, dalle quali si ottengono stampi di amido. La macchina provvede a far colare nelle cavità la crema o il liquore che, solidificandosi, forma una sottile crosta zuccherina. Nasce così l'interno o anima dei bonbon. Una spazzola li libera dall'amido divenuto ormai superfluo. Le anime, come tutti sappiamo, nascono monde. E queste sono già pronte ad incarnarsi con un mescoloso bagno di cioccolato, la cosiddetta glassatura, nelle famose banane perugine. Amanti, ecco quello che spesso cercate invano nell'oggetto dei vostri sospiri, il cuore dei baci. Vanno a rivestirsi di una superficie di dolcezza, che stavolta non è illusione, perché nell'intimo racchiudono sempre la verità del cuore. Tutti i nostri minuscoli personaggi, e ne troveremo centinaia di altri tipi, vanno alla vestizione. È una magica sartoria meccanica. Ogni specialità ha il suo vestito appositamente studiato con raffinato gusto da alta moda, nelle tinte, fogge e lucentezze. Non è uno spettacolo per gli avari. Questa zecca eccezionale invita a spendere subito le sue dolci monete d'oro. Abilità, eleganza, precisione nei gesti della glassatura a mano. Un estremo raffinamento del gusto, della preziosità decorativa. Per finirla lietamente all'usanza teatrale, i nostri attori vengono a recitare un promettente arrivederci. Siamo nel reparto bomboneria e forse mai più accesa fantasia di Goloso ha sognato un simile spettacolo. La macchina non può sostituirsi alla mano delle operaie e ai loro gesti delicati, armoniosi da mosaicista. Ed in verità assistiamo alla composizione di infiniti mosaici di sapori, di tinte, di forme. Sontuose dimore. Scrigni sembrano le varie scatole appositamente studiate in funzione dell'assortimento, delle specialità e del discorso artistico dei cioccolatini. Il grande fastoso spettacolo sta per concludersi e si conclude così anche l'operosità quotidiana di 2000 lavoratori della Perugina. Messaggeri di buon gusto, ambasciatori di dolcezze, i prodotti della Perugina si apprestano a varcare i confini della patria. Ma dovunque andranno, tra gli uomini di ogni terra, nazione e continente, sapranno sempre trovare, anzi far nascere, nel tessuto del tempo, le ore lieti.